La schizofrenia è una malattia che compromette le prestazioni sociali di persone giovani nel pieno della vita lavorativa e produttiva. Per queste persone è stato lanciato il progetto Triathlon, promosso da Janssen in partnership con diverse società scientifiche, per promuovere il recupero e il reinserimento dei pazienti attraverso un approccio integrato. Pensare alla psichiatria che da farmaci e basta è un pensare privo di senso, per lavorare in modo più integrato, quindi intervenire sulla famiglia, aiutare la famiglia a superare queste difficoltà, sul paziente con le cure ma anche con interventi di tipo educativo per insegnargli ad affrontare meglio le situazioni, a gestire i problemi del quotidiano che non sono più abituati a fare e così via. Quindi è un lavoro più complesso di quanto la psichiatria storicamente è abituata a fare. In più, i trainer della Federazione Italiana Triathlon guideranno i pazienti alla preparazione del primo campionato di triathlon a squadre della salute mentale. E c'è anche una novità che riguarda il reinserimento socio-lavorativo delle persone con psicosi, e cioè la dotazione di un patentino europeo del computer. Bene, questa esplicitazione di dignità come possibilità anche di manifestare diritti viene supportata da un progetto come quello di Triathlon, che consente da un lato di avere dei trattamenti farmacologici fortemente innovativi, dall'altro di poter accedere a quegli strumenti di riabilitazione cognitiva, di psicoeducazione rivolti sia verso i familiari che il paziente, ma soprattutto il recupero di quella attenzione alle attività fisiche che permetterà a centinaia di pazienti di non solo recuperare un'attività e un esercizio fisico, ma contiamo anche di poter recuperare quella capacità di socializzare, di stare insieme per compiere e fare qualcosa di buono per sé e anche per il resto della comunità. L'altro elemento interessante di questo progetto Triathlon, a cui Onda ha deciso di aderire, riguarda la possibilità di dare a questi pazienti, che sono tutti giovani e che provano su se stessi un abbassamento dell'autostima quando, come dire, si scoprono ammalati, e poter dar loro delle competenze tecnologiche digitali di base per consentire loro un reinserimento nel mondo lavorativo e professionale. Quindi abbiamo aderito dando la possibilità a 100 pazienti in 37 dipartimenti di salute mentale di seguire questi corsi per la patente europea del computer.